Ciao a tutti, ciao a Cristina Cassar Scaglia, ciao a Vanina Guerrelli, protagonista di La salita dei Saponari, terzo romanzo della serie con il vicequestore e tutte le sue vicende, dopo Sabbia Nera e La logica della lampara. Diciamolo che è appena uscito e super successo, come dire, continua in tutti questi giorni dell'uscita e naturalmente chi vuole la copia firmata non può che venire in libreria, la libreria Nuova Europa, i Granai di Roma. Per chi non lo sapesse, diamo anche l'indirizzo: via Mario Rigamonti 100, Roma, e le copie sono qui pronte, esattamente come questa. Allora, a metà romanzo, dico anche la pagina esatta, pagina 144, Cristina non resiste e dà della fanatica al vicequestore Vanina Guarrasi. Lo fa con un espediente per assimilarlo a un magistrato, per assimilare il magistrato a lei, ma poco cambia sostanzialmente. Lo fa con tutta la sua dolcezza, in realtà, perché qui è un caso in cui il fanatismo è un complimento. Perché? Perché Vanina Guarrasi è sbirra nel DNA, c'ha una voglia di arrivare ai risultati nel suo lavoro, c'ha una voglia di scoprire, di risolvere i casi. Di fatto è indomita come indomita la sua creatrice Cristina Cassar Scaglia. Sì, perché mi è venuto in mente leggendolo, ma già proprio strada facendo, una sorta di paragone. Questo libro è quasi come se fosse tutta l'indagine minuto per minuto. Come il vecchio programma del calcio, della radio, Tutto il calcio minuto per minuto, noi siamo proprio in diretta, come siamo in diretta ora, ad assistere a tutto ciò che si svolge nel corso dell'indagine. Ogni tanto qualcuno interviene, scusa Vanina, e spiega che cosa sta accadendo, cosa ha scoperto, sotto l'impulso della sua direzione delle indagini. Ma attenzione, non è soltanto un fatto neutro, è un fatto molto importante, perché con questo meccanismo abbiamo poi le caratteristiche delle singole personalità e abbiamo l'impegno pubblico delle persone, la vita privata, abbiamo gli amori possibili, gli amori impossibili, e chi ha forza, chi ha debolezza, chi ha capacità e chi no, purtroppo. Al centro della storia c'è un omicidio, anzi due, c'è la vita soprattutto di Esteban Torres, un cubano di nascita, con doppia cittadinanza però italiana e americana, ed è difficile capire qualcosa dei suoi affari, è difficile capire tutto ciò che si sviluppa e anche del rapporto con Bubi, conosciuta molto bene da lui, trovata morta in un pozzo nel giardino di un albergo a Tormina. Non temete, questo che stiamo dicendo è soltanto, come dire, l'inizio, non riveliamo niente nel modo più assoluto. Insomma, contemporaneamente abbiamo un intrigo internazionale e la Sicilia bedda, perché tutto è ambientato perfettamente in Sicilia. Siamo quasi tutto all'ombra dell'Etna, si può dire all'ombra dell'Etna, sì. Certo. Allora, io però vorrei chiederti una cosa che già qualcuno sa e l'hai detto: come ti è venuta l'idea della serie di, come dire, dedicarti a questo tipo di meccanismo? Non so se tutti i tuoi affezionati lettori lo sanno, però può essere divertente ricordarlo. Sì, in realtà l'idea della serie del giallo mi è venuta per puro caso, perché era un momento in cui ero alla ricerca di una storia da scrivere, del 360 gradi non avevo, anzi devo dire che forse scrivere un giallo da lettrice di gialli quale sono, mi sembrava un esercizio troppo al di sopra delle mie possibilità, temevo fosse difficile, quindi non mi era mai venuto in mente, anzi devo dire che pensavo proprio di non farcela, per cui non ci avevo mai provato.
Poi in realtà è successo che quest'idea per una nuova storia da raccontare mi è venuta in una situazione un po' particolare, nella quale poi per forza di cose dovevo infilare il giallo, perché stavamo visitando una villa che avevano appena ricevuto in eredità dei nostri amici, una villa che per metà era in realtà disabitata da tempo, e aveva anche una torre, un po' inquietante tutto l'insieme. E questo nostro amico ci ha fatto vedere la cucina, la vecchia cucina di questa villa, che immaginiamo l'ambiente, una cucina con tutte le maioliche, le pentole di rame tutte impolverate, piene di ragnatele appese alla parete, insomma tutto questo, e c'è una porticina in questa cucina, in questa porticina c'è un montacarichi. E io non so per quale folle pensiero ho deciso che dentro sto montacarichi, in un romanzo, ci sarebbe stato benissimo un cadavere mummificato, possibilmente da lungo tempo. E da lì è nato tutto, perché sto cadavere mummificato è diventato un po' un'esigenza. Dovevo inventarmi una storia su questo cadavere mummificato. Però era già una storia, come dire, è davvero un caso unico, che uno vede un montacarichi e dice là c'è un cadavere. Questo ci dice qualcosa però sul tuo livello di fantasia, che nel libro La salita dei saponari è un livello, come dire, oltre ogni limite, con una costruzione, sia chiara, assolutamente impeccabile e perfetta. Ma tu hai sempre, anche da bambina, avevi tutta questa fantasia? Ah, sì, anche troppa. In realtà io da ragazzina facevo una cosa particolare. Scrivevo ogni giorno, e sarò stata tipo, insomma, avrò avuto 13, massimo 14 anni. Scrivevo tutti i giorni un raccontino, e poi a scuola lo leggevo alle mie compagne, che ogni giorno volevano sapere come andava a finire. Quindi io ogni giorno scrivevo un altro pezzo e glielo leggevo. Quindi c'era questa storia dello scrivere. In realtà scrivevo raccontini piccoli, niente di che, oltretutto li ho persi tutti, perché li scrivevo nei quaderni, nei quaderni di scuola, quindi erano scritti in mezzo agli esercizi di matematica, in mezzo a queste cose qua, poi li strappavo i fogli. Proprio purtroppo non c'erano, sarebbero venuti pochissimo dopo i siti dedicati per i racconti brevi di questo tipo. Magari, infatti, però ecco, li ho persi tutti, questo scanso di equivoci, però ecco, facevo questa cosa qua. In realtà ho scritto sempre, questo, ho sempre sfogato così la mia fantasia. Ecco, questo ci serviva per dire che la fantasia è enorme, letteralmente enorme, con costruzione, lo ripeto, e allora tentiamo di raccontare, a parte il vicequestore Vanina Guarrasi, il personaggio principe specifico di questa storia, Esteban Torres. La sua vita è oscura, non tutto si riesce a capire, c'è la sensazione che riesce sempre a farla franca. Ecco, ci vuoi dare qualche indicazione di questo personaggio? Che è un personaggio ambiguo, pur essendo, quindi la sua ambiguità si percepisce pur essendo morto, perché da subito si capisce che di questa persona non si riesce a percepire esattamente né cosa faccia, né quale sia il suo mestiere, né perché abbia tutti i soldi che ha, perché è un uomo che sì, in realtà si è fatto una fortuna negli Stati Uniti, in modo però non del tutto chiaro, cioè apparentemente chiarissimo, perché sembra che sia stato un uomo d'affari che ha investito in alberghi, in casinò soprattutto, è un uomo che ha investito in casinò, quindi a Las Vegas, poi dopodiché si è dato anche ad altro, import, export, tutte cose con una, diciamo, con una connotazione molto vaga, e questa è la prima impressione che ha Vanina. Quest'uomo ha poi una situazione dal punto di vista della cittadinanza un po' ingarbugliata, perché è nato a Cuba, è arrivato negli Stati Uniti a 18 anni, dopodiché dopo varie decine di anni questo aveva deciso di trasferirsi in Italia, quindi poi aveva avuto anche la cittadinanza italiana, e però viveva in Svizzera. Aveva avuto tre mogli, insomma era un personaggio che aveva tanti connotati anche strani, e poi soprattutto c'era una cosa molto complicata per indagare su di lui, che l'indagine
era internazionale e quindi chiaramente implicava il dover utilizzare dei metodi che fino adesso, negli altri romanzi, poi nella sua vita ovviamente, Vanina nella sua carriera si aveva utilizzato questi metodi altre volte, però nei miei romanzi ancora non era capitato, deve utilizzare sistemi quale il servizio per la cooperazione internazionale di polizia, quindi arriva anche un collega da fuori in supporto all'indagine, quindi su quest'uomo si cominciano a chiarire tanti lati, anche il fatto che avesse qualche avventellato con la mafia italo-americana, in particolare aveva un aggancio proprio con quella catanese. E aveva una casa a Trecastagni, in questo paese, alle pendici dell'Etna, esattamente in una strada che si chiama Salita dei Saponari. Certo. Infatti questa è la cosa che... Esiste? Esiste, la Salita dei Saponari esiste. Però non esiste quel numero civico. Non esiste quel numero civico? No. Una casa presa a somiglianza? No, neanche. No, quella l'ho veramente inventata tutta, non c'è proprio una casa così. Ce ne saranno varie, tutte simili, ma non è una casa precisa. Con e senza montacarichi? No. Allora, mentre tu parli, c'è qualcuno che sta prenotando in questo momento preciso una copia firmata. Ti leggo, Patrizia. Mi arrivano i messaggi. Sì. E allora c'è un altro personaggio, l'ho detto nella introduzione, che si chiama in modo sintetico Bubbi, e anche lei, diciamo, non è che proprio sia una vita esemplare. Eh no, Bubbi in realtà, Roberta Geraci, è una donna che si capisce immediatamente che ha a che fare con Torres, in quanto è la sua amica, è una donna con cui Torres trascorre ogni anno 2 mesi in questo albergo di Taormina, dove poi lei viene trovata uccisa. Una bella amicizia. Quindi, come? Una bella amicizia, dice un'amica con cui trascorre 2 anni. Sì, esatto, 2 mesi. Quindi lei 2 mesi all'anno. Più va bene, ovviamente, tutte le volte in cui Torres andava a Catania a curare questi suoi affari, che non si capisce bene che affari siano, che affari possa avere Torres a Catania, ecco. Però viene spesso, tanto che infatti anche i proprietari i direttori degli alberghi lo conoscono, addirittura lo conoscono tanto da considerarlo un cliente abituale. Quindi Bubi, diciamo, in questo sistema c'è Bubi nel mezzo, perché lui ha con questa donna un rapporto abbastanza esclusivo. E soprattutto lei con lui ha un rapporto abbastanza esclusivo, pur lei non essendo sicuramente una che si lesina altro. Ecco, Vanina Guarrasi, dobbiamo assolutamente parlare di lei, altrimenti qua deludiamo tutti, dice: quest'ore, come dice, ha il sacro furore, cito fra virgolette, ha il sacro furore della sbirraggine. Attenzione, dove per sbirraggine non si intendono dei modi un eccessivamente sbrigativi, si intende soprattutto una grande volontà di acchiappare colpevoli, diciamo, in esatto. modo estremamente sintetico. E per la verità lei mi sembra consapevole, anzi forse sempre più consapevole anche dei suoi mezzi stessi, o no? Beh, lei è consapevole del fatto che è abbastanza consapevole del fatto che lei si fida molto del suo fiuto. Questo è una cosa sicura. Probabilmente si fida più del suo fiuto e dei suoi ragionamenti, ecco, più del suo fiuto e dei suoi ragionamenti, piuttosto che di quello che le viene fuori poi dalle indagini di polizia scientifica, eccetera, che per lei sono molto importanti, però non sono necessariamente poi da prendere per oro colato. Lei ci ragiona sopra con le sue intuizioni, che non sempre tutti poi capiscono. Anche il suo stesso Fido Spanò alle volte non le va dietro, dice: ma dottoressa, lei sta andando un po' per la tangente. L'unico che le va dietro sempre
è Patanè, il quale il commissario Patanè, esatto, il commissario Patanè, 83enne, commissario in pensione, che per forza di cose nella sua vita ha sempre dovuto solo ragionare, perché invece tutti questi opportunità in più che ha lei, tutte queste indagini tecnologiche che ha, però perdonami, un dubbio sull'aiuto di Patanè mi è venuto e quindi te lo devo chiedere per forza. Certo. Essendo un commissario in pensione, vista anche l'età, questi aiuti, la presenza addirittura a riunioni, non è un pochino fuori dalle regole? Beh, ovviamente è un po' forzata, questo non c'è dubbio, però almeno qualcosa di forzato in un romanzo ci sta. Io cerco di essere molto, molto, insomma, di seguire molto quello che è la realtà di una di come si svolge un'indagine di polizia, quindi cerco di essere molto fedele alla realtà. Patanè ovviamente è un volontario, è ovvio, è una piccola deroga che i miei consulenti di poliziotti, che sono tanti ormai, mi hanno concesso, mi hanno detto va bene, vai, faglielo fare. Allora, infatti, volevo non tanto far rivedere la copertina, ma andare alla fine dove ci sono i ringraziamenti e no, sono molto importanti in questo caso, perché forse, ecco, così si vedono bene, i ringraziamenti ci dicono quante persone, tantissime, autorevoli, qualificate, che svolgono quei lavori lì, sono state interpellate per avere la garanzia che la pazzesca fantasia di Cristina potesse essere, come dire, regolamentata in meccanismi assolutamente corretti e legittimi. Quindi è fantasia, ma è tutto assolutamente fondato. Sì, io credo che sia molto importante questo, perché io non sono una del mestiere, sono un medico. Quindi diciamo che i meccanismi, a parte quello che ho letto nei gialli, non è che conoscessi, o delle serie TV, ma non è che conoscessi granché di meccanismi di polizia. Soprattutto non conoscevo quelli reali. Quindi in realtà questa sorta di gruppo, questa io dico, adesso mi viene da ridere, perché adesso che c'è questo, ci sono questi questa terminologia molto, molto che si usa molto, dico che è una task force proprio di esperti che ho, però in realtà questa volta ho proprio esagerato, perché infatti se vedi i ringraziamenti poi me ne sono resa conto quando ho ringraziato, ho detto oddio, sono andata a disturbare anche il questore di Palermo. Poco ci manca il ministro dell'interno, no? Sì, però effettivamente in quel caso era importante, ti racconto perché. Perché cerco di avere la fonte più autorevole su ogni, che conosco ovviamente su ogni cosa. Io il questore di Palermo, si chiama Renato Cortese, ho avuto il piacere di conoscerlo l'anno scorso, perché ho fatto una presentazione per la questura proprio di Palermo, e quindi l'ho conosciuto, ed è una persona veramente, veramente eccezionale, anche perché poi tra l'altro lui è l'uomo che ha catturato Bernardo Provenzano. Quindi quando io ho inventato questa sorta di caccia al latitante che c'è all'inizio del libro, quando lei è ancora a Palermo, e dovevo in qualche modo strutturarla, la persona che mi è sembrata più indicata per potermi dare due indicazioni, mi sono permessa di disturbarlo, è stato lui, ed è stato veramente gentilissimo, si è prestato a questo gioco qua. Però della serie, come se non bastasse, come dire, ha bussato alla porta pure del capo di gabinetto. Se sa, sì, perché certo, ovviamente non si può andare dal questore senza il capo di gabinetto. Sì, certo. Di Alberelli, che tra l'altro è un mio lettore molto affezionato. E in una storia di omicidio, o di doppio, o di due morti, diciamo così, non può mancare il medico legale, che si deve occupare di un morto e di una morta. E mi ha colpito tantissimo una frase che il medico legale Adriano Calì dice a Vanina Guarrasi, che chiaramente
avendo il sacro furore della sbirraggine, ha anche il sacro furore della velocità dentro di sé, ma anche per poter soddisfare il magistrato e dargli delle cose valide, perché chiaramente l'indagine la svolge lei, però poi tutto passa nelle mani del magistrato. Allora, a un certo punto, il medico legale Adriano Calì, non si può dire neanche che sbotta, però gli viene benissimo. Lo sai che i cadaveri tuoi sono raccomandati. È vero. Sì, che in realtà lei ha questo rapporto bellissimo con Adriano Calì, che in realtà è davvero... Lei vive a Catania da poco più di un anno, però ha questi amici, ha alcuni amici, due in realtà, due tre amici molto, molto intimi, che sono il primo di tutti Adriano Calì, questo medico legale con cui si è instaurato questo rapporto molto speciale, sia perché lei lo stima moltissimo dal punto di vista professionale, sia perché condividono una passione, la passione per i vecchi film, che è una passione che ha Vanina e che Adriano pure, che ha anche Adriano, ed è difficile trovare qualcun altro con cui condividere una passione simile. Quindi si sono trovati in realtà. Entrambi si stimano molto e Adriano, quando sa che il cadavere appartiene in qualche modo alla squadra di Vanina, diciamo che un pochino gli dà la precedenza, va? Quindi alla fine ci lavora anche di notte, fa cose che normalmente non farebbe, e quindi le dice: lo sai che i cadaveri tuoi sono raccomandati. Poi in realtà allora, le dice anche un'altra cosa. In quella conversazione le dice anche un'altra cosa, le dice che niente è casuale. Lei dice che le capitano sempre i casi rognosi, in realtà lui dice che non è vero che gli capitano i casi rognosi, ma che poi alla fine in qualche modo dice come quello che poi alla fine se le tira tutte addosso, e lei dice in questo caso no, però, cioè, in realtà questo caso no, ma non è vero, perché lei sta tornando da Palermo apposta per caricarsi questo caso più che rognoso, perché il suo capo lo dice dall'inizio: questo non mi sembra un caso facile. Quindi, allora, sto leggendo dei commenti molto positivi che hai. Ciao Cristina, i tuoi libri sono bellissimi, dice Alessandra Pini. Francesco Naggi ti saluta. Libri apprezzatissimi dalle lettrici del gruppo di lettura Gialli di Castano Primo, in provincia di Milano, proposto dalla conduttrice Brunella. La figura di Patanè è grandissima e descritta benissimo. Maria Rosa, sto usando Facebook del marito. Vabbè. Ok. Vabbè, anche qui abbiamo... Infatti risultavo l'altro nome. Sì. Senti, adesso qui preparatevi alla brutta figura mia. Allora, perché pagina 117-118 trovo la seguente espressione. Casomai mi interrompi e la dici tu bene. Va bene. Un ascitunnu quadratu non more, quando uno è femminaru resta femminaru a vita. Traduzione: chi nasce tondo, quadrato non muore, quando uno è femminaru, come dire, Don Giovanni, resta femminaru a vita. Si può anche diventare però femminari, no? Sì, va bene, però devi essere anche un po' predisposto, secondo me. Patanè sicuramente era predisposto, perché queste sono parole che dice Angelina Patanè, che nonostante l'età è un pochino gelosa, è un pochino tanto gelosa di suo marito 83enne che sta sempre appresso a questa vicequestora qua. Anche se poi in fondo Angelina lo sa che non, e forse in realtà poi Angelina lo dice anche a se stessa, che poi è ancora peggio il fatto che non c'è soltanto per lei il dubbio che questa poliziotta possa piacergli da femminaro possa piacergli, ma anche il fatto che c'è una tale, lei capisce, percepisce una tale corrispondenza
dal punto di vista intellettuale, anche dal punto di vista della sbirraggine, perché suo marito pure è un fanatico sbirro, quindi alla fine dice: oddio, questo l'ha trovato, 83 anni, finalmente era in pensione, ha trovato una che lo sta riportando in servizio, l'Evangelina non ne può più, ovviamente. Però no? è vita, è bello. Però è vita, lui si sente vivo, si sente ringiovanito di 30 anni, ovviamente. Non vorrei naturalmente dare l'idea che tutto è facile per Vanina Guarasi, tutt'altro, perché stiamo parlando di un'indagine, di un intrigo internazionale, problemi, cose poco chiare, perché tutta la vita in particolare di Esteban Torres è poco chiara, ma mi interessa in particolare in questa difficoltà sottolineare un aspetto. Il PM, il pubblico ministero al quale il caso è affidato, è completamente diverso da Vanina, perché punta al quieto vivere. La convivenza quindi è piuttosto difficile. Eh sì, poi le capita sempre sto PM Vassalli. Lei sperava stavolta finalmente di essersene liberata e che ci fosse un altro PM, che è il PM Terrasini, con cui lei invece si trova meglio, perché è uno un po' più fattivo. Invece Vassalli no, Vassalli è uno che, come dicevi tu, punta al quieto vivere, non solo, tiene moltissimo a non andare a, come si dice, squietare il cane che dorme, ovvero a non andare a risvegliare ambienti catanesi nei quali lui vuole a tutti i costi restare sempre ben inserito, e quindi non tanto in questa indagine, nella quale poi alla fine tutto sommato, al di là, ecco, del ramo mafia della situazione, che però con gli omicidi c'entra poco, però al di là di quel ramo lì, tutto sommato questo è uno straniero, è uno straniero lui, la donna non è, della donna non è lui che se ne occupa, perché la donna è stata trovata a Taormina, quindi ci sono due PM in questa situazione che lavorano insieme, cioè quello di Messina, perché Taormina è provincia di Messina, e poi c'è lui. Infatti Vanina in questo libro collabora con i carabinieri di Taormina, non è una, non, diciamo che un po' guida l'indagine anche lì, però c'è questo maresciallo con cui si sente in continuazione. Evidentemente diplomatica. Esatto, però ecco, il PM Vassalli invece, per esempio, nella logica della lampara, addirittura a un certo punto si era dato malato, pur di non stare a toccare determinati ambienti, perché lì proprio si andava a scardinare un pezzo di Catania Bene. E qui c'è un problema del modo di essere, ma c'è un tema delicatissimo che possiamo, come dire, sfiorare in questo momento, che è il tema mafia, perché comunque Vanina, 14enne, ha visto uccidere, come dire, gli è stato ucciso il padre, ispettore di polizia, no? Sì, ispettore alla mobile di Palermo. Quindi questi sono i suoi fantasmi che ancora... non sono eliminabili, è evidente. Allora, qui c'è qualcosa, un lungo messaggio, provo a leggerlo in diretta, non l'ho letto prima. Buonasera, è un piacere conoscerla, chiaramente Cristina. Ho una curiosità, lei è di noto sito patrimonio dell'UNESCO per bellezza e simbolo del barocco siciliano. Vanina è palermitana, con nonni, se ricordo bene, di Castelbuono. Qui l'anagrafe, come dire, ce l'abbiamo perfetta. Abbiamo fatto molte incursioni nei tre episodi pubblicati a Palermo per vari motivi, così come la gran parte dell'ambientazione resta Catania e dintorni. Come sceglie i luoghi così meravigliosamente e minuziosamente descritti? L'amore per la sua terra è evidente. Ogni volta che la leggo, puntini puntini. Allora, sicuramente l'amore per la mia terra non si può nascondere. Io scelgo i luoghi per quelli che piacciono a me, così come ho creato Vanina, così come avrei voluto leggerla in un libro. Allora, io scelgo i luoghi che piacciono a me. Io amo molto Palermo, e anche per questo ho voluto creare questa doppia, un po' questo doppio anima di Vanina, che poi in realtà è palermitana, però tutto sommato è una palermitana
anomala, perché lei a Catania poi si trova bene, i palermitani non l'apprezzano, non accetterebbero mai di dire che a Catania si trova bene, non ammetterebbero mai. Campanismo intersiciliano. Assolutamente, Catania-Palermo, su questo non ci sono dubbi. E poi luoghi che mi hanno colpito particolarmente, poi per carità Noto è la mia città e io c'era in filo anche per fatti di proprio affettivi, Taormina è un luogo stupendo che io ho un passo da casa in realtà, e Castelbuono è un posto che amo molto, ogni volta che mi capita di andare in quella zona mi piace fare sempre un salto lì. E allora diciamo che i luoghi che mi colpiscono, io poi tendo a portarci i miei personaggi e quindi a descriverli in modo abbastanza minuzioso anche per farli scoprire anche a chi mi legge, quindi li scelgo così, li scelgo per come piacciono, scelgo i luoghi che piacciono a me, che mi comunicano qualcosa soprattutto, che mi danno qualcosa, un'emozione, qualcosa di particolare. Ecco, quelli sono i luoghi che io scelgo di solito per i miei personaggi. Allora, visto che siamo sui luoghi, faccio un capovolgimento andando all'ultima domanda invece della penultima arrivata, perché sulla penultima poi ero preparato in particolare per una cosina. Allora, ma la casa di Vanina, dove vive Vanina, dove viene chiesto, che un po' poi si sa in realtà. Vabbè, che il paese di Santo Stefano è un paese inventato, nel senso che non esiste questo paese con questo nome, però è un paese esistente. In realtà è il paese di Acibona Accorsi. E la casa dove vive Vanina è una sorta di rustico ristrutturato che c'è all'interno del giardino di della casa di miei carissimi amici sono di Acibona Accorsi ma vivono a Milano. Loro aprono questa casa molto grande con questo giardino con l'agrumeto dietro e in mezzo c'è questo rustico che hanno ristrutturato. Io ho infilato dentro Vanina a vivere in questo rustico qua ed è in questo paese che si chiama Acibona Accorsi. E c'è tutto, c'è il bar vicino casa, c'è Alfio, lì non si chiama Bar Santo Stefano, però c'è, è lì, ed è un paese tra l'altro che io dico una sorta di piccola Svizzera alle pendici dell'Etna, perché è un paese gestito benissimo, è tutto molto ordinato, molto, molto pulito, e Vanina lo scopre e decide di fare di questo paese poi un po' la sua nicchia catanese nella quale si chiude lì con l'Etna davanti, l'agrumeto e l'Etna davanti, e diciamo che trova una sua dimensione di serenità che nella sua vita passata purtroppo non è riuscita a trovare. Però, come? Ho detto serenità per tre minuti, nel senso... Certo, ovvio, la serenità finisce, dura pochissimo, sì, poi è una vita talmente... Una teoria, un argomento su cui si può discutere. Allora, tu non puoi vedere la libreria, ovviamente, salvo questo piccolo rettangolino mio, si è creata attenzione per la salita dei saponari, e scrive Monica Catalano, evidente. La leggo in diretta. Ciao, sono una catanese trapiantata a Roma. Sono entrata nella libreria Nuova Europa per comprare il libro pubblicizzato su un quotidiano e con grande sorpresa ho saputo che c'era la diretta in corso. Era destino che la comprassi. Viva la Sicilia e i siciliani. Allora, vedete la mano, sto salutando Monica Catalano in diretta. Ciao Monica. E ti saluta anche Cristina e possiamo fare solo... In questo modo, c'è sempre quella domanda che ho fatto, quell'osservazione. Allora, grazie Cristina, ci regala dei libri meravigliosi, dice Graziella Russo, sia i personaggi che i luoghi sono descritti in maniera superba, io da catanese li riconosco. La trattoria, e qui entriamo nell'ultimo tema che io volevo toccare, è, come di qua, l'unica tristezza in parte è perché non sei potuta venire a Roma, ma in parte perché io non sono potuto venire in Sicilia. Io da catanese, dice Graziella Russo, li riconosco, la trattoria vicino alla questura, la bottega dove Vanina va a fare la spesa quando rientra a casa, quindi sei stata precisa pure sulla trattoria.
Ottimo. Allora, arriviamo alla domanda di Francesco Naggi, che però poi, come dire, la carico un po' io. E la cucina, dice Francesco Naggi, si ingrassa solo leggendo. Ah, Francesco Naggi sì, è sempre il telefonino del marito. Maria Rosa, sì. Rispettiamolo questo marito però, Cioè, a ciascuno il suo Facebook, a ciascuno il suo Facebook. Allora, io mi sono scritto che queste pagine sanno veramente di Sicilia, sanno ravioli di ricotta, panzerotta al cioccolato a colazione, vi odio, pranzo spaghetti con i masculini che sarebbero le alici o caponata di tonno, vi odio ancora di più. Però qua un chiarimento io te lo devo chiedere. Tra le delizie isolane spuntano la schiacciata con la zucca e il gorgonzola e sì, una mezza baguette, già la parola credo sia reato, con la mortadella. Gorgonzola e mortadella, appunto, reati sì. O no? No, la... non sono reati in realtà. Vanina non è che sia proprio votata solo alla cucina siciliana. Vanina è votata a tutte le cucine che però siano cucine tradizionali. Ecco, Vanina non ama molto la cucina che non sia tradizionale e questo, diciamo, lo condivide con me. Ok, per cui diciamo che la sua allora questa cosa della del gorgonzola e la zucca l'ho inserita solo perché in effetti mi è capitato di provare proprio questa schiacciata che fa un panificio che fa tutte queste prove, questi esperimenti particolari ed era veramente buonissima. Infatti ho scritto che era una cosa un po' strana, un po' anomala rispetto alla norma catanese, che è, perché la schiacciata catanese... Rispetto alla norma catanese, applauso per la norma catanese. La norma catanese è mitica, è non plus ultra, che poi è uno dei piatti che lei mangia da Nino, dalla trattoria da Nino, quindi anche quello è proprio uno dei suoi piatti preferiti. Però ecco, la schiacciata catanese tipica è fatta con la tuma, il pomodoro, l'oliva, possibilmente, magari c'è dentro il cavolfiore, tutte queste cose qua, questa è la schiacciata tipica catanese, ben diversa dalle scacce ragusane che fa Bettina, sono cose totalmente diverse, qui c'è tutto un universo di sicilianità, perché la Sicilia in realtà è tutta un collage di mille diverse realtà, con tante diverse anche tradizioni locali, sia culinarie, sia anche linguistiche, ci sono dei termini che si usano a Catania, ma non si usano a Palermo, si usano a Siracusa, si usano a Messina, è veramente molto variegata la Sicilia. Allora, non interessa niente a nessuno, ma io veramente assaggerei assolutamente tutto, anche come dire bendato, e così come comunque il segreto, scusami, per rispondere a quello che dice la Maria Rosa attraverso suo marito la cucina si ingrassa solo leggendo, è vero, io faccio mangiare a Vanina tutto quello che vorrei mangiare io, fondamentalmente. Diciamo che in qualche modo mi sfogo su di lei, ecco, diciamola così. Almeno lei mangia quello che vuole, non si crea troppi problemi. Non credo che ti trascuri del tutto. Guarda il sorriso. Non facciamo così. Non sono una troppo, diciamo, non sono una che si riesce a fare grossissimi sacrifici, questo è vero. Però quello che come lei sarebbe improponibile, cioè lei veramente se ne frega. Di ingrassare, poi alla fine lei ne è consapevole, ma se ne frega. Siccome però io Vanina non la descrivo, ma non me la immagino però particolarmente non sovrappeso. Non è magra, ma non è nemmeno però. Eventualmente me la presenti, perché io fatico a ingrassare. Quindi allora io leggo per concludere, Marco, te lo dico. Buonasera, Cristina. Complimenti ancora per il tuo ultimo libro, La salita dei saponari. Qui il finto Francesco Naggi ha fatto un messaggio vuoto, evidentemente è svenuto a sentire tutti quei piatti. Allora io vi dico, siamo in diretta, o registrati per chi ascolta dopo, chi vede dopo, con Cristina Cassar Scaglia, La salita dei saponari,
c'è di tutto dentro, c'è una storia incredibile, e siamo alla libreria Nuova Europa e Granai, dove ci sono le copie firmate, non ve la faccio vedere la firma, però ci sono le copie firmate, e per saperne di più bisogna leggere il libro. Grazie Cristina, veramente, e complimenti. Grazie a te, grazie a tutti voi, e saluti a tutti i presenti. E certo. Siamo così. Ciao.